per la categoria ricette molto originali. Benedetta Parodi e il piccolo Diego hanno preparato insieme un calzone speciale a base di impasto di pizza. Si tratta del calzone serpente che ha questo nome proprio perché ha la forma di un serpente. Ovviamente se il piatto lo fate solo per gli adulti non avete bisogno di dargli la forma del serpente e di decorarlo con occhi e lingua. Vediamo come preparare questa ricetta davvero molto originale suggerita appunto da Benedetta Parodi nella puntata di Molto Bene in onda il 25 febbraio 2015. Ecco come fare il calzone serpente. Leggi qui le altre ricette di Molto Bene in onda il 25 febbraio. Calzone serpente di Benedetta Parodi. Ingredienti: 150 g di funghi champignon, olio prezzemolo, cubi, sale, 150 g di mozzarella, 100 g di ricotta, 60 g di olive, 50 g di parmigiano, 50 g di salame piccante, 200 ml di salsa di pomodoro, 1 spicchio di aglio, sale, 500 g di pasta per la pizza, 1 uovo. La preparazione: prepariamo il classico impasto per pizza. Prepariamo poi il ripieno. Soffriggiamo i funghi. Uniamo insieme i funghi con la mozzarella, il prezzemolo, la ricotta, il parmigiano, il salame e la salsa di pomodoro. Facciamo un serpentone con il nostro impasto ripieno. Facciamo due occhi dentro i quali mettiamo della carta da forno per evitare che non esca l'impasto. Spennelliamo con l'uovo tutto il calzone serpente. Mettiamo in forno a 200 gradi e cuociamo in base al nostro forno. Togliamo e mettiamo le olive al posto degli occhi. Facciamo anche la lingua al nostro serpente. Per vedere nel dettaglio la ricetta seguite le indicazioni che trovate nel video. Per vedere il video clicca qui.